l'ultima conferenza della giornata, è la conferenza del film La Gomera di Cornelio Porumboiu, che è qui con noi, con l'attrice protagonista Catrinelle Marlon. Catrinelle parla benissimo italiano, quindi se avete delle domande vi può rispondere direttamente. Per Cornelio c'è la nostra Anna. Allora, inizio io come al solito, poi se avete delle domande mi fate un cenno. Allora, sono molto contento ovviamente di avere il film qui a Torino, siamo tutti molto contenti, anche perché Cornelio è un regista che abbiamo seguito fin dall'inizio, tutta un po' la mia generazione soprattutto di critici. Abbiamo assistito appunto alla la cosiddetta Nouvelle Vague rumena, di cui Cornelio è un esponente, uno dei, insomma, dei più attivi. La Gomera è però un film che allo stesso tempo porta avanti alcuni temi, alcuni tratti tipici del suo cinema, ma esplora anche territori molto diversi, molto nuovi. Dove è nata l'idea di questo scarto, in un certo senso formale soprattutto? Ten years ago I saw a TV reportage about the whistling language. In fact, it was about La Gomera, the island, and after that, in which they present also the whistling language. I get interested in this language. I start to read about and to make some research, and I even tried to write at that time a script. I get back and forth, and after my last fiction film, which is called The Treasure, I start really to work on this subject. And it's came out like that. L'idea in realtà è nata 10 anni fa, quando avevo visto un reportage televisivo che parlava appunto della lingua dei fischi e dell'isola della Gomera in particolare. E non conoscendo questa realtà, immediatamente mi ha affascinato e mi ha interessato, e ho cominciato a svolgere delle ricerche, a documentarmi, a leggere delle cose. E già allora avevo scritto un soggetto, una sceneggiatura, ma non mi convinceva, per cui la prendevo, l'abbandonavo, ho fatto altre cose nel frattempo, ed è stato proprio dopo l'ultimo film che ho realizzato, The Treasure, che mi sono dedicato a questo progetto. Sì, non è sorprendente che sia una, come dire, un'idea che risale un po' di anni fa, perché uno dei discorsi fondamentali del cinema, del tuo cinema, è proprio quello sul linguaggio, no? In forme diverse, ma insomma sul modo di utilizzare il linguaggio e sul fine che ha la modalità che si sceglie per utilizzare il linguaggio. Tutti i tuoi film, e anche questo, pur nella diversità, riescono a conciliare molto bene un lato più popolare, più divertente, ironico, diretto, ma anche una riflessione teorica molto profonda, che parte proprio dal linguaggio. Of course I didn't. I'm attracted by language, and I think all the films they are around this, you know, about people that they. In my first one, they tried to define the revolution and how they were part in the history. In the second one, it was the police adjective, it was like attention, how you manipulate with the language, and how I think it's coming naturally, you know. I think I have an obsession of that, because maybe I'm not a very good orator, you know. So. It's one. This theme is it's really recurrent in my cinema. Sì, è vero che la preoccupazione, la riflessione sul linguaggio è una caratteristica di tutti i film che ho realizzato, a partire dal primo, dove c'era il tentativo di definire da parte dei protagonisti la rivoluzione e il ruolo rivestito nella storia, via via poi riflettendo le varie tensioni, la manipolazione che può avvenire attraverso il linguaggio. Non so perché, da parte mia mi viene molto naturale, come se fosse un'ossessione che forse è dovuta al fatto che io non sono un bravo oratore.
Catrinelle, cosa, come è stato lavorare su, con Cornelio su questo set? Tu sei un po' la, insomma, La Gomera lo avete visto, è di fatto un film noir e tu sei la femme fatale del, del film noir. Allora è stata una bella esperienza perché innanzitutto io sono partita dalla Romania 18 anni fa, perciò sono iniziato, ho fatto un lungo percorso lavorativo nel mondo della moda, poi ho iniziato a fare l'attrice qui in Italia, ho proseguito negli Stati Uniti, mi sono affacciata al cinema francese e 2 anni fa mi è venuta questa richiesta di fare questo casting per questo film rumeno. E onestamente avevo un po' paura perché paura per non farcela parlare, recitare una lingua che non posso dire non mi appartiene più, perché un conto è parlare e salutarti con i familiari, un conto recitare una lingua, avere, cioè, mi è rimasta una base del rumeno e poi mi hanno detto pure che c'ho l'accento italiano. È stata una bella provocazione, è un film bello, un bel ruolo. Abbiamo provato di trovare delle ispirazioni in diversi film noir. A Cornelio gli era piaciuto tantissimo l'idea che io prestasse, diciamo così, un po' dell'eleganza di Rita Hayworth nel film Gilda, e ho provato a portarlo un po' sul mio personaggio. Abbiamo lavorato tanto sul personaggio, Cornelio non è che aveva le idee molto, cioè le idee chiare ce le aveva, però ha voluto provare a dare diverse sfumature a ogni personaggio sul set, perciò noi abbiamo girato in diversi modi e quando abbiamo visto il film montato è stata una sorpresa anche per noi di vedere il risultato. Proprio questo, a proposito del noir, perché di fatto il film, dicevamo, è un noir, c'è la femme fatale, ma c'è il poliziotto corrotto, ci sono la droga, i soldi, il piano criminale che viene architettato, tutta una serie di elementi che riportano in pieno il film al genere, che è un po' una cosa nuova rispetto ai tuoi film precedenti. Quindi la domanda è appunto come ti poni di fronte al genere, come ti... sia come spettatore che come cinefilo, perché ci sono anche evidenti le molte citazioni anche che ci sono all'interno del film, denotano ovviamente un tuo spirito cinefilo. So yeah, first I think I get to the when I was had this idea to make this movie about I wanted to, in the beginning, to make a movie about people that they will double cross all the time. They will lose the language for get this amount of money. So all it will be around this money. I get back to the classical noir films. So I one of them I haven't seen it for quite a long time, like The Big Sleep and. And I said, okay, I want to treat this subject in this manner, to go more into the noir vein. Because I think it was proper for my film, because I structured the film in a very simple way. No, it's at the end of the day, it's about a guy that he was learning his language, in order to do something bad. But at the end, his language it became necessary for him. So like that, I went to the structure with the flashbacks, and after that, I go to research in that vein. Of course, one of these classical noir films, I haven't seen it for quite a long time, and. When I saw them in a very short time and a lot of them, I get also a certain type of nostalgia. Maybe it was for that genre, but also from my youth. And at one point, I think, inconsciously, you could feel that in the film. Sì, quando ho avuto l'idea del film, di questo film che appunto ruota attorno alla lingua dei fischi, inizialmente ho immaginato una serie di personaggi che sono tutti di fatto dei traditori, pronti a tradire quello in cui apparentemente sembrano credere, che utilizzano l'apprendimento di questa lingua dei fischi allo scopo
di mettere le mani sui soldi, quindi sostanzialmente una struttura, effettivamente una narrazione classica del noir. E ho avuto in mente i grandi classici come per esempio il Grande Sonno, e ho effettivamente strutturato il mio film sul piano narrativo in modo piuttosto semplice, ispirandomi alla struttura classica del genere, per cui impara di fatto il protagonista, il poliziotto, impara questa lingua dei segni per cercare di impadronirsi del denaro, e alla fine poi è quello che l'apprendimento di questa lingua è quello che lo aiuterà a sopravvivere e a salvarsi. Per cui questa era la linea che avevo individuato, e poi la costruzione avviene attraverso una serie di flashback. Prima di iniziare appunto a finalizzare la sceneggiatura e le riprese, era da tantissimo tempo che non guardavo i classici del noir, e ne ho rivisti moltissimi in un arco di tempo limitato, e questo mi ha dato veramente un grande senso di nostalgia che sì, in parte ha a che vedere con la mia passione cinefila, ma in parte anche con un'epoca e anni che ormai sono andati nella mia vita, cioè il passato del mio vissuto, e credo che questo senso così un po' nostalgico venga anche fuori dal film. Also I wanted to play also with this type of idea, you know, because one of my characters, like Gilda on the guy, or the guy from the reception, they are people that they also they live in a world in which even Gilda, she had to play a role, even with the mobsters, even with the in front of the cameras. So I said all that they are characters that they took some inspiration for films in order to survive in this type of world. I wanted to, you know, because also the camera, it was a tool to tell stories, but in the same time, more and more nowadays, the camera has become the camera. They are becoming also a tool for surveillance. So I said, okay, some of my characters, they will go and they will play, they will create another identity, which it was from cinema. So I could say that I have a lot of cinephiles characters in this one. E la cinefilia non appartiene soltanto a me, ma appartiene anche a tanti personaggi del film. È il caso appunto di Gilda, ma è anche quello del ragazzo alla reception. Vivono in un mondo, in un universo in cui sono costantemente costretti a interpretare un ruolo, e anche loro si sono quindi ispirati ai personaggi dei film per poter sopravvivere nel mondo in cui si trovano. Anche la riflessione stessa sul cinema, il dispositivo di ripresa della macchina da presa è storicamente un dispositivo utilizzato per raccontare una storia nel cinema, oggi viene utilizzato molto frequentemente appunto a scopo di sorvegliare gli altri. Quindi la mia cinefilia e il riferimento appunto al passato e al genere sono anche arrivati a creare l'identità di ciascun personaggio. Sì, immagino sia acceso. Allora, in un certo senso è un film molto postmoderno, nel senso in questo variare di generi, di stili, anche di musiche, soprattutto di musiche, e mi chiedevo, anche nei riferimenti cinematografici di cui parlava, mi chiedevo, in riferimento nello specifico alla musica, quanto effettivamente fosse una scelta puramente estetica, o se ci fosse un significato ben preciso il richiamo ai classici del genere fosse voluto e, diciamo così, pensato, studiato. Mi riferisco in particolare a Mackie Messer di Ute Lemper, ma anche la canzone iniziale, The Passenger. Quanto fossero scelte puramente estetiche e divertite, in un certo senso, come i riferimenti cinematografici, e quanto invece fossero più, o se invece fossero più mirati a ricordare anche un'opera passata. No, first for me they were like with the Passenger. In the beginning, I think they gave the right tone for the film that I wanted, and also the words it's about a journey, which is my film also about. So the motel, I wanted to create like a character
like the Motel Opera, and Baccarola, it was important also for Baccarola, it was important for the main character at one level to describe his mood in the first scene, and after that I play a lot with that. After that it's a hook on the island, so my choices in the beginning, they were, let's say, narrative. And after that, they were important. Secondly, for the characters, because it was important also that his entrance in the Montel is on Casta Diva. You know, it was an important moment. So I play like that. I didn't think at that point it was hard to extend this on the references. You know, because I wanted to create first like a character or the model, and otherwise I play with that also with the mood of the character and all. For the others, there were some choices that I have it. For example, I knew that the film, I wanted to finish the film in a certain type of garden, a certain type of paradise, and I searched for locations in Extreme Asia. So I look for a location in Shanghai in my mind. I was trying to find something in Hong Kong, and I found this one, which it was perfect in. But in the script, I wanted to have In Agata da Vida, you know, like song. In Agata da Vida, Iron Butterfly. So I wanted to have that song. For me, it was most what I wanted to. But the garden has his own music. So at the end, I said, okay, maybe it's better to use that specific music, because also it was linked with the opera. And so there were some choices that changed also during the process. And a few of the songs, maybe like that one when he's leaving the island, is Lola Bertran. It's a Mexican song, which I love it. So that one came in the editing. So I have a few of them that I was thinking before, and some of them I choose it later. Alcuni brani appunto sono stati scelti a monte, e altri invece sono arrivati nelle varie fasi di lavorazione. Per esempio The Passenger, per me era importante aprire con questo brano, perché in qualche modo stabilisce il tono del film nel momento in cui parla di un viaggio, e anche il film è un viaggio. Per quanto riguarda l'ambientazione nel motel, Baccarola era fondamentale per dare proprio il senso di quell'ambiente, e anche quello del personaggio. Quando sono bloccati su un'isola, sull'isola scelgo degli altri brani musicali, cioè sono scelte al tempo stesso narrative e di gusto e descrittive anche dei personaggi e delle situazioni. Anche per quanto riguarda appunto il personaggio del motel, era molto importante per me che l'ingresso nel motel fosse accompagnato da determinate musiche. Era difficile estendere le scelte musicali anche ai riferimenti cinematografici, e sono state più che altro scene in linea con il personaggio o le ambientazioni, e nel caso appunto del motel si trattava anche di giocare un po' sul suo stato d'animo. Per citare un altro esempio, invece, la sequenza finale, che io volevo assolutamente che avvenisse in un giardino che simboleggiasse in qualche modo il paradiso, sapevo che questa location l'avrei trovata nel sud-est asiatico, per cui sono andato a cercarlo a Shanghai e poi a Hong Kong, e avrei tanto voluto accompagnare questa sequenza finale con In Agata da Vida, ma non è stato possibile, perché quando ho trovato quel giardino, che per me andava bene per ambientare la sequenza finale, loro hanno la loro musica, e quindi ho cambiato idea, ed è una musica che tutto sommato mi sta bene, perché richiama comunque un po' l'opera lirica. Quindi le scelte sono state differenti in base appunto alle circostanze in cui mi sono trovato, e invece i miei desideri a priori. Quando lasciano l'isola, ci tenevo moltissimo ad avere un brano messicano, che è quello che poi si sente nel film, che ho scelto durante il montaggio, mi è venuto in mente durante il montaggio. Prego, c'era un'altra domanda. Tornando alla cinefilia, ci sono anche molti spunti ironici rispetto proprio al mestiere del cinema. Penso al regista che
che sta facendo dei sopralluoghi mentre loro sono riuniti nel capannone industriale, oppure al fatto che diciamo lo showdown finale si svolge in un set cinematografico western, però in stato di abbandono. Quindi ecco, mi ha colpito e mi è piaciuta molto questa autoironia, direi, del regista rispetto proprio al lavoro del cinema. Cinema, in a way, and that I like very much. Yeah, of course, I feel that history has a great tradition, and cinema has a great tradition, and sometimes I feel, I made references to such great filmmakers. So I feel maybe sometimes I had a feeling that I'm overwhelmed by that. Sì, trovo che la storia cinematografica abbia appunto una grande tradizione e più di una volta io mi sono riferito, ho reso omaggio a grandi registi, e a volte questo passato del cinema mi fa sentire piccolo e quindi sdrammatizzo. C'era ancora una domanda? Sì, Fabrizio Accatino, La Stampa. Che cosa succede dopo i titoli di coda e i personaggi? Okay. Perché sarebbe l'unico, no, l'unico, sarebbe uno dei pochi noir con lieto fine. Grazie. It would be one of the very few noir with a happy ending. If we want to read it, what happens after the final credits? I mean, the ending is open. Yeah, of course. And what happens? So what happens afterward? It will be maybe one. I will do the next one. I don't want to tell you now. Maybe, yeah, I will do the sequel with them. In I wanted to have this kind of happy ending, because at one point, okay, he will stay. In fact, I want to deal in the last chapter, Christy. You know, which is I wanted all the time to deal with something like it's true or not. All the last chapter, I wanted to be in between, you know, it's really happened, it, you know, so I wanted to keep it like, to have like a happy ending, but in the same time, it's quite creepy to have this touch on the end, you know. But I think, maybe I will do a sequel. Maybe it will be, if it will be a science fiction, it will be better. Beh, non ve lo dico, lo scoprirete magari al prossimo film. Sì, effettivamente potrei fare un sequel, ma al di là della battuta, ci tenevo che ci fosse questo happy ending, o quantomeno una fine così aperta verso l'happy ending, perché volevo dare l'impressione, proprio con l'ultimo capitolo che si chiama Christy, un po' spiazzare lo spettatore al punto da indurlo a credere, ma è qualcosa di vero o non è vero, è reale o non lo è. Quindi insomma sì, un happy ending, ma anche con un piccolo tocco inquietante che ci lascia sospesi nella riflessione se sia vero o non lo sia. E il sequel potrebbe essere addirittura fantascientifico. Volevo chiedere ancora una cosa a Catrinelle, perché questo appunto andare sul crinale, no? Sul limite tra i toni, in realtà riguarda anche il tuo personaggio, che abbiamo detto sei la fan fatale, ma in qualche modo la tua relazione con Christy porta anche il tuo personaggio a venarsi di toni e di colori un po' diversi rispetto alla fan fatale inarrivabile del noir, appunto. Sì, per Gilda è un po' una questione tra vita e morte, perciò lei sta provando innanzitutto a salvarsi la pelle e poi secondo me alla fine c'è un lieto fine, perché l'amore come trionfa sempre, succede questo alla fine, però c'è un finale aperto che il nostro regista dice che si può interpretare. Sì, ancora una domanda. E nessuno ci chiede di fischiare.
Sì, buongiorno. Una domanda per il regista. La cosa che mi sorprende, e spero che il film possa avere successo anche, visto che è stato, insomma, che rappresenterà la Romania ai prossimi Oscar, mi ha sempre stupito come la Romania non sia mai arrivata nel cuore degli americani come cinema, visto che per tantissimi anni, soprattutto nell'ultimo periodo, registi come lei lo hanno rivitalizzato, gli hanno dato un nuovo splendore, e quindi mi ha sempre stupito questa indifferenza da parte degli americani nei confronti del cinema rumeno. Volevo sapere se lei ha fatto in questi anni una riflessione pensando al suo lavoro e pensando quanto fatica riesce come regista a fare mettendo insieme storie come queste. Grazie. No, I had just one film, which it was the Romanian proposition before. It was Police Adjective, which it was quite a hard film to be, to have an Oscar, that one. So I'm quite sincere with myself. On the other hand, I think our looking at my films, all of them, they have released in States. Even that sometimes it was a small release, even with my documentaries, which they are quite edgy, like style and all. So I think, of course, for 3-2, 4 months, 3 weeks, 2 days, the Christy Munju's film, he was not selected, but in the same time, it was a debate around that. So I think it changed the rules of the Oscars after the selections. And after that, let's see, I don't know, it's very hard to, I'm not following, because at the end of the day, it depends each movie you have in that year, you know? So I think it's more a comparison, it's not a thing about a certain type of cinematography, it's more what films they are in that year represented that countries. So someone told me that, for example, no films from South Korea. It was never in the last five films, you know. Apparently, Parasite, it could be the first one this year. So I don't think in the Oscars at one point they. I think it's more like taste, and each one. Each member of the jury of the part, it will choose a certain type of film. It's not, I don't think it's something in more into a recognize a certain cinematography. It's not about that, Oscars, I think. It's more like, it's depending more like the selection on that particular year. And in my case, yeah, I just have one film, Police Adjective, 10 years ago, which it was the Romanian proposition. And yeah, it didn't arrive to the shortlist or whatever. But in the same time, I have to be honest with myself. It was a quite difficult one. Io ho avuto un film in passato che è stato selezionato appunto per rappresentare il mio paese agli Academy Awards, agli Oscar, che è stato appunto Police Adjective, un film che io stesso devo ammettere sarebbe stato piuttosto difficile, complesso. Tutti i miei film sono usciti negli Stati Uniti, hanno avuto una distribuzione cinematografica, per quanto in alcuni casi limitata, anche i documentari che in qualche modo sono stati piuttosto scomodi, hanno sempre avuto un loro pubblico negli Stati Uniti. Per esempio, quando c'è stato il caso del film di Mungiu, 4 mesi, 3 settimane, 1 giorno, non è stato selezionato, e quello sì ha suscitato un grande dibattito che ha poi spinto l'Academy a modificare il regolamento per la selezione dei film che rappresentano un paese. Ma io credo che la selezione si basi più che altro sulla produzione di quell'anno in quel paese, non tanto su un discorso più generico di cinematografia di un determinato paese. Bisogna vedere quali film ogni paese è in grado di produrre anno per anno e se sono sufficientemente rappresentativi del paese stesso. Per esempio, gli ultimi anni la Corea del Sud non ha avuto candidature agli Oscar, non ha avuto selezioni pre-candidatura agli Oscar, e forse quest'anno con Parasite invece accadrà.
Ma credo che tutto questo dipenda dai gusti dei membri dell'Academy e non tanto per un discorso di riconoscimento del cinema. C'è ancora una domanda? L'ultima? Salve, intanto complimenti per il film. Avrei una curiosità, volevo sapere che tipo di lavoro è stato fatto dagli attori per imparare, nel caso sia stato fatto effettivamente, il linguaggio dei fischi. Yeah, I was in contact. They teach the whistling language on the island, in the schools. So I get in contact with the head of the department. I was there to the classes also when I was writing the script. And at one point, the head of the department, which is his name is Francisco Correa, came in Bucharest. He trained the actors for 2 weeks, and after that they did they continued that on Skype. And he did the same for the Spanish actors that they're supposed to whistle. So all of them, they take classes and they know to whistle, I hope, whatever. But in the film, I doubled them, yeah. I tried also to learn the language. I'm not so intelligent like my actors, so I said, okay, I have to do it by my own. It was important because when you have a close-up, it was a matter also of the respiration and how you deal with that, and it was very hard to fake. And I think for them it was a pleasure to learn this language. Sull'isola della Gomera insegnano questo linguaggio fischiato nelle scuole, ci sono dei veri e propri corsi e io sono appunto mi sono recato sull'isola e sono andato a parlare con il capo dipartimento e ho trascorso anche dei periodi frequentando queste lezioni mentre scrivevo la sceneggiatura. E questo signore, Francisco Correa, è stato lui a insegnare, venendo a Bucarest per 2 settimane, agli attori come fare come questo linguaggio dei fischi, e poi dopo le 2 settimane hanno continuato su Skype. La stessa cosa è stata fatta con l'attore spagnolo. Io ci ho provato, ma devo essere meno intelligente dei miei attori, quindi i risultati sono stati assolutamente scarsi. Era però molto importante che loro sapessero farlo, perché quando poi ci sono delle inquadrature in primo piano c'entra molto anche con la respirazione ed è qualcosa che non si può fingere, non si può simulare. Catrinelle, ci devi una dimostrazione. No, vorrei aggiungere che questa lingua comunque... No, se volete la faccio. Questo linguaggio fischiato innanzitutto fa parte del patrimonio UNESCO, è dal 2014. È una lingua difficile perché i bambini iniziano a studiarla a scuola, fanno un'ora di El Silbo a settimana, perciò imparano da quando sono piccoli e riescono a fischiare benissimo quando sono adulti, perché poi c'è il cambio dei denti, tutto, quando ricominciano da zero. E noi a Bucarest abbiamo fatto 2 settimane di preparazione per riuscire a capire la tecnica di come fischiare, perché uno pensa che sapendo fischiare normale come allo stadio magari riesce anche a dire 2 o 3 parole, invece non è così, anzi è stato più difficile per i maschi che sapevano fischiare che per me, che non sapevo proprio come si fischiasse. Gli allenamenti di 8 ore al giorno a Bucarest, pieni di sputi, pianti, qualcuno stava per svenire, finché abbiamo capito sta base. Poi ci siamo allenati, come ha detto Cornelio, su Skype per, non so, 4-5 mesi. È difficile imparare un linguaggio perché se avete visto il film non si può fischiare proprio quello che tu vuoi dire. Per esempio, come avete visto nel film che ci è spiegato, la parola mamma non si può fischiare fischiando M-A-M-A, ma devi fischiare gaga. Fischiando gaga si sente mamma. Perciò prima di fare tutto il lavoro tecnico devi anche fare una trasformazione della frase nella tua testa e capire che se vuoi dire buongiorno sono al Torino Film Festival devi pensare, magari dici paratakalaka e si sente sono al Torino Film Festival. Perciò è tutta una cosa complessa.
Ci vuole allenamento, tanto allenamento. Noi abbiamo smesso di allenarci dopo la durata, dopo le riprese del film. Abbiamo ripreso un po' quando abbiamo saputo di essere stati selezionati a Cannes, perché ci aspettavamo di fare delle dimostrazioni. Ovviamente siamo molto limitati, perché ci siamo allenati tantissimo sulle frasi che dovevamo fischiare per riuscire, anche perché Cornelio ci aveva chiesto, come anche ribadito, che se il film fosse una specie di film muto, Isolani, leggendo il nostro labiale, dovevano capire che noi abbiamo che noi fischiamo per davvero, anche se noi non sapevamo che poi saremmo stati doppiati, perciò il lavoro è stato molto difficile. E adesso vi ho spiegato tutto, proverò a fischiare, cioè non lo so che cosa volete fischiare. Non so, dici una delle ovviamente frasi. Ti faremmo fischiare volentieri, grazie Torino. Ma insomma, fischia una delle frasi del film. Del oddio, film. Non mi ricordo. Vabbè, provo una cosa richiesta, dai. Vediamoci. Cosa hai detto? Grazie Torino. No, ho capito. Va bene. Non è che mi è uscito, vabbè. Grazie, scusate. Ringraziamo moltissimo Cornelio Porumboiu e Catherine El Marlon per essere stati qui con noi, per averci portato la Gomera al Torino Film Festival. Grazie a voi per averci grazie. Invitato. Grazie.